Mimino, oggi cominciamo con te l'intervista, perché oggi poi hai in braccio una bambina importante, vero? Vero, come? La e mia bella. Come si chiama? Eleonora, come dici? Ed è tua nipote? Sì, figlia di mio figlio. Complimenti. Grazie. Complimenti. Oggi stiamo vendendo le bandiere del Lecce. Del Lecce, con la speranza che lo fa a questo punto. Lo fa oggi. Speriamo. Senti, che lo fa a questo punto. Senti, allora la trovate le bandiere del Lecce? L'altro giorno sono andato, finalmente. Mi hanno dato una ventina, mi hanno dato che non si trovavano. E mo sono finita quasi? Quasi, 5 e 2 settimane. No, cioè. Ma pomeriggio. Gli interisti ti vogliono bene perché dice che gli hai portato fortuna. Sì, io lo so, lo so. Perché grazie all'intervista hanno vinto i 3 titoli poi. Sì, sì. Mo a Lecce ti porti fortuna pure. Beh, pure, no? C'è Lecce, no? Noi speriamo la fortuna. Ma oggi sicuramente porterai fortuna con questa bella bambina poi. Speriamo, e poi ci abbiamo anche, sono rimaste pochissime bandiere. Ma oggi vai allo stadio anche, no, o no? No, non mi è possibile. Niente stadio oggi? No. Oggi alla televisione? Sì, alla televisione. La cosa che hanno apprezzato di più tutti quelli che hanno visto l'intervista tua è la tua sincerità e spontaneità. Perché le cose le dici come ti vengono? Come vengono, è chiaro, giustamente devi dire, non devi stare falso, no? Senti, ma secondo te oggi pomeriggio ci sarà lo stesso... Io penso di sì. Lo stesso carosello? Non troppo, ma ce sarà qualcosa. Però l'altra volta tu non c'eri quando c'era lo carosello, ci siete curchi? Io non stavo. Ah, già capito. Sono io che non ti ho visto allora. Sì. Allora oggi pomeriggio ci vediamo. Sì, va bene? Oddio, sì. Ciao, buona domenica. Grazie.